E ben ritrovati cari amici, ben ritrovati nel canale del vostro amico 7 De Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi seguono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale adesso, basta cliccare sul bottone rosso, mezzo secondo ragazzi, mi date un grande supporto e lasciate un bel like e l'aggiornamento alla campanella. Pochi steps, ragazzi, e partiamo subito. Oggi video corto, vi dico tutto, ragazzi. Allora, prima cosa, notizia positiva è che in pratica Wijnaldum ha rimosso il gesso. Però andiamoci cauti, ragazzi, andiamoci cauti, perché non è detto che rimosso il gesso può incominciare a giocare. No, c'è bisogno della riabilitazione e tutte queste cose qua. Io sono sempre positivo riguardo questo, però dobbiamo sempre aspettare i tempi limiti, quelli che ci siamo prestabiliti, ovvero che i medici hanno prestabilito per il giocatore. Si parla di gennaio, ragazzi, non adesso, di gennaio. Il centrocampo ha bisogno di giocatori come Wijnaldum, perché in pratica molti hanno detto anche: vabbè, non l'abbiamo mai visto giocare, chissà come gioca. Chi ce lo dice che è forte, chi ce lo dice, ragazzi, però la situazione della Roma adesso è il centrocampo che sta a pezzi, perché abbiamo solo due giocatori che Mourinho mette tutte le sacrosante partite, Cristante e Matic, e non cambia mai, ragazzi, non cambia mai, anche se noi vogliamo vedere dall'inizio il tanto fantomatico ed acclamato Camarà che non viene messo. Ve l'ho descritto perché ve l'ho detto negli altri video. Ci sono video dietro, ragazzi, non mi va di ripetere sempre le stesse cose, c'è una clausola, ci sono delle postille da rispettare nel contratto e il prossimo anno dovrà essere riscattato per 12 milioni. Sappiamo che tipo di contratto ha Camarà, però a gennaio ci potrebbe essere potrebbe, uso il condizionale, attenzione ragazzi, perché non c'è niente di scritto, ci potrebbe essere una rivoluzione a centrocampo, perché adesso, riguardando tutte le partite, tutto quello che c'è stato in questi giorni con l'attacco che non segna, ragazzi, il centrocampo purtroppo non sostiene l'attacco e fa fatica anche a sostenere la difesa, arrivati a questo punto, perché non riescono a marcare a uomo gli avversari a centrocampo, ragazzi, non fanno la marcatura. Si è visto sul gol dell'Inter, si è visto sul gol del Real Betis, troppi uomini lasciati soli sulla tre quarti e non riescono a marcare, non fanno filtro né con la difesa e né con l'attacco. Il problema, ragazzi, come si è sempre detto da anni ormai, da quando manca De Rossi, è il centrocampo e la Roma ancora non risolve questo problema. Io penso che lo stava risolvendo, ma poi l'infortunio di Wijnaldum, che vi ho appena detto, e ci ha tarpato un po' le ali e siamo dovuti ritornare involontariamente sul mercato. Però a conti fatti, ragazzi, mancano giocatori non solo qualitativamente, ma anche quantitativamente, perché l'anno scorso avevamo tre in più a centrocampo che quest'anno non abbiamo. Non sto parlando dei singoli, sto parlando di numero, perché abbiamo tolto, è vero che abbiamo tolto Olivera, abbiamo tolto Mkhitaryan e abbiamo tolto Veretout. Abbiamo preso solo due, di cui uno nemmeno gioca. Quindi numericamente uno è rotto e uno non gioca. Quindi numericamente siamo inferiori, ragazzi, siamo inferiori. Abbiamo il solo Matic e Cristante. Volpato ha rinnovato e non gioca. Bove non lo vede. E questa è la situazione. A gennaio si metterà mano al portafoglio un'altra volta. Vedremo cosa succederà. E siamo ritornati ai fasti di un tempo, di un tempo, di un tempo. La Fuente, la Fuente, la Fuente. Allora, ragazzi, la situazione per gennaio è questa: ci sono due giocatori che vanno in scadenza, e ve li dico subito perché non stanno rinnovando. Uno è Aouar, e quindi c'è un ritorno di fiamma per Aouar, di cui la Roma, vi ripeto ancora una volta, Aouar, quest'estate la Roma è stata molto vicino all'acquisto di Aouar, molto vicino. In pratica ha fatto un'offerta di 15 milioni. Il Lione non ha mai risposto, volevano in cambio Veretout, volevano in cambio dei giocatori, volevano più soldi, però quest'anno io penso che si attaccano al tram, come dicono a Roma, e in pratica andrà in scadenza Aouar. Farà bene Aouar a questa Roma, ragazzi,
Qua qualsiasi centrocampista che prendiamo farà sicuramente molto meglio di questi che abbiamo adesso. E ovviamente dobbiamo rimpinzare un po' il centrocampo, almeno con un innesto, almeno uno. Se non lo prendiamo a gennaio, andranno in scadenza alla fine del 2023. Awar non rinnoverà. Un altro giocatore che non rinnoverà è N'Golo Kanté, ragazzi. N'Golo Kanté non rinnoverà con il Chelsea. Io ci farei un pensierino per questo giocatore. Molti non ne hanno parlato, non lo sanno ragazzi, ma io sinceramente io sto qua, vi riporto informazioni, la Fuente, magari questa cosa è sfuggita e c'è questo giocatore, sì, 31 anni, ma in Serie A potrebbe fare la differenza. Attenzione a gennaio perché la Roma potrebbe precedere tutti dal punto di vista del primo nome che vi ho fatto. Awar, perché andrà in scadenza e ci saranno anche altre squadre sopra questo giocatore. Attenzione anche a Kanté, magari non a gennaio, ma per l'estate prossima. E ci saranno anche altri giocatori svincolati che poi andremo a vedere. Per ora io so solo questi nomi. Ieri addirittura Awar è stato rispolverato da calciomercato.web, te ve l'ho sempre detto. Loro sono giornalisti, ragazzi, ne sanno più di me, io non sono giornalista. Però ecco, secondo me c'è. Ci potrebbe essere un contatto prossimamente. Io vi terrò sempre aggiornati e ve lo riporterò qua nel canale. Se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se il problema della Roma dipende soprattutto dal centrocampo, come penso io, lasciate un bel pollicione in alto, l'iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo video aggiornamento. Dai, sempre forza Roma. Ciao ragazzi.